qualcosa sta succedendo sicuramente in questa città, a pochi mesi ormai dalle elezioni. C'è chi contesta il ruolo di un gruppo consigliare quale quello comunista, che pare si accontenti di un piatto di lenticchie, di briciole cadute dalla tavola del potere democristiano. C'è chi dà molta importanza a questa spaccatura democristiana, c'è chi non gliela dà. Il Partito Socialista dice che finora la divisione della Democrazia Cristiana ha sempre consentito alla Democrazia Cristiana di avere uno strapotere, ma che questa volta questa divisione potrebbe in realtà essere uno svantaggio piuttosto che un vantaggio. C'è chi invece dice e sostiene che già questa sera, nell'ambito della direzione provinciale, la Democrazia Cristiana riuscirà a comporre le proprie spaccature e si presenterà sempre più unitaria anche di fronte alle elezioni. Sono tante questioni, anche di difficile lettura. Noi cercheremo una lettura a tutto questo giovedì sera, quando nell'ambito della Clessidra ci occuperemo proprio di tutto questo e ci porremo alcuni interrogativi insieme con alcuni ospiti che abbiamo invitato, anche per sapere se è vero che si sta mutando qualche equilibrio, se è vero che qualcosa si muove anche sul piano della preparazione di alcune liste civiche. Ci chiederemo, insomma, se tutto cambia o se tutto rimane come prima. Una cosa tengo a precisarla: Verde TV si occupa di questi fatti, consentendo ai propri redattori di esprimere in piena libertà le proprie opinioni, senza intervenire con censure, con tagli. Ognuno qui esprime il proprio punto di vista. Quando poi Verde TV dovesse con editoriali esprimere un punto di vista dell'intera redazione, lo farà a chiare lettere e a chiare note. Qui da noi, insomma, c'è libertà, la nostra è sempre di più un'emittente dove ognuno può parlare, dire, esprimere la propria opinione, anche gli ospiti. E nel presentare Fausto Lucca, che è qui con noi questa sera, ha aderito alla terza mozione, quella di Cossutta, che si è presentata al congresso di sezione di Teramo, io debbo dire che la sua presenza qui non è dovuta ad un canale privilegiato tra Verde TV e Fausto Lucca. Noi non abbiamo sposato questa mozione, noi non abbiamo sposato questo partito, e chi ha seguito il dibattito sulle tre mozioni comuniste ha sentito da me con chiare note affermare che noi ci siamo occupati dei fatti interni di questo partito, perché è storico che i fatti interni di questo partito riguardino anche la Democrazia Italiana, in questo caso quella teramana. Quando vi dicevo che la presenza di Fausto Lucca qui non è dovuta ad un rapporto privilegiato, intendevo dire che noi per questa sera abbiamo invitato anche i rappresentanti delle altre mozioni, così come abbiamo fatto nel dibattito di giovedì scorso a proposito delle tre mozioni che si presentavano al congresso. Noi questa sera volevamo commentare i risultati congressuali di Teramo Centro, anche perché, come spesso accade, sui risultati elettorali si pone sempre questione e sta sempre lì a dire e a vedere chi è che ha vinto e chi è che ha perso. Non succede soltanto quando alle competizioni elettorali partecipano i vari partiti, anche quando partecipano le mozioni. Io qui ho i dati ufficiali, ad esempio, quelli che ci sono stati dettati questa sera dalla Federazione provinciale del Partito Comunista, ed è probabile che magari Fausto Lucca li contesti, lui ha i suoi dati. Io sono abituato a questo, che non possiamo avere le valutazioni dalla mozione di Occhetto né quella di Natta Ingrao. Sentiamo la valutazione che dà Fausto Lucca, che ricordo è anche segretario del Presidente, una carica onorifica. Che non esiste, c'è il Presidente. Ma Fausto Lucca però è segretario del Circolo Culturale Marxista. Ma la valutazione per noi in questo momento è positiva, considerato che all'interno del partito siamo quelli che di fatto rappresentano il no fino in fondo e senza
mediazioni alla scelta politica che è stata fatta. Dico che è una cosa abbastanza positiva per noi, però c'è da fare la premessa che c'è ancora una tornata di una decina di congressi, per cui poi le percentuali possono più o meno variare. Questo in provincia? Sì, no, ci sono anche alcune frazioni di Teramo, tipo Miano. Comunque, parliamo di Teramo Centro, ecco, certo, che è la più significativa e per noi anche più interessante. Beh, questa è quella che ci dà il risultato, che ci dà il risultato più eclatante. Noi diciamo che in provincia siamo intorno al 7% in questo momento, 6,90, 6,88, una cosa di questo genere, che grosso modo è circa il doppio che la mozione nostra riceve a livello nazionale. Penso che attestandoci su questa cifra abbiamo fatto più di quanto potessimo sperare all'inizio. A Teramo Centro avete il 21. A Teramo Centro invece si è verificata 7 per 3, 21, tre volte quello che avete in campo provinciale. Sì, esattamente, si è verificata una situazione che ci ha fatto capire fondamentalmente che anche se attivamente, cioè le persone che si sono attivate, perché è stato possibile attivarsi in questo senso soltanto in questa fase congressuale, portando in luce quelle che erano le diverse anime che in questo momento convivevano all'interno del Partito Comunista, sinceramente al Teramo Centro non ci aspettavamo un risultato. Quindi di questo, un risultato di questo, al di là di delle genere, vostre aspettative, al di là di ogni più ottimistica, sia come mozione 3 sia come fronte del no, perché siccome le cose si stanno leggendo anche come fronte del no, certo, il fronte del no, cioè la mozione numero 2 e la mozione numero 3 insieme, diciamo che 24 grosso modo siamo più a 50, 21, loro sono al 54, quelli del sì e voi al 45, no, e il no è a 45-46, insomma poi qui i dati. I pronostici davano un risultato più sfavorevole al fronte del no? Secondo me no. Purtroppo qui c'è da... non so se hanno giocato gli ultimi fatti che non voglio commentare, che siano successi, ma... Quelli del Consiglio Comunale? Sì, però che non voglio commentare perché non spetta a me commentarli. Non so se sia stato questo o se siano state altre questioni che riguardano la mozione di Natta e di Ingrao. Quello che ci ha sorpreso è stato il risultato che hanno conseguito questi compagni. Noi ce l'aspettavamo francamente più alto. Questo perché, altro dato confortante per un certo verso, è il numero dei partecipanti, cioè ci siamo finalmente avvicinati a circa il 50% dei votanti rispetto agli iscritti. Quindi secondo noi è mancato... La stampa ha parlato di una scarsa partecipazione. Io stiamo parlando di Teramo Centro. Teramo Centro. Teramo Centro, no, siamo intorno al 48%, cioè se è vero che da un punto di vista qualitativo le aspettative più ottimistiche di tutti noi potevano essere quella di vedere il 100% dei partecipanti a questi congressi, è però anche vero che in rapporto a tutti gli altri congressi che si sono tenuti in provincia, questo è un risultato del 50% estremamente elevato. Cioè... Ecco, va bene. Adesso andiamo alla sintesi. In termini politici cosa vuol dire tutto questo? In termini politici, questi risultati cosa ci dicono? Questi risultati ci dicono, anche per quello che ho visto poi nel dibattito congressuale da parte di alcuni compagni che sono intervenuti per la mozione di Natta e di Ingrao, che c'è una chiara comprensione da parte dei militanti teramani di quello che in questo momento è in gioco all'interno del partito. E cioè, messi da parte i sentimentalismi dell'inizio, che sono di tutti noi chiaramente, perché chiunque ha questi sentimenti dentro, cioè il simbolo, la bandiera, il nome, il cognome, l'indirizzo, è però vero che si è cominciato a discutere di politica e le cose sono venute a galla in un dibattito spesso serrato e dimostrando che da parte degli iscritti teramani, insomma, il problema era abbastanza evidente, cioè che cosa significasse scegliere sì o scegliere sì, no in questo momento. Però a proposito di questo, qualche osservatore dice che il fronte del no è un'invenzione giornalistica o politica, perché a questo fronte del no parteciperebbero i cossutiani, che sareste voi, che sono per il no,
ma parteciperebbero anche i Natta, in Graiani, che sarebbero del no fino a un certo punto. C'è addirittura chi parla di opposizione interna di facciata a proposito di questa mozione. Ma questo è una cosa che dovremo adesso andare a verificare una volta chiusa la tornata congressuale, e andremo a verificarlo immediatamente, perché e questa è una convinzione mia personale. Sei convinto di questo, proprio di quello che ho detto io, che possa essere che possa esserci questo atteggiamento, dico, è una cosa da verificare, e sono convinto che la verificheremo presto, perché al di là della campagna elettorale ci sono in atto delle scadenze estremamente, estremamente importanti, cioè quest'anno si devono rinnovare i contratti di 10 milioni di lavoratori, abbiamo gli studenti che sono in movimento, e sono in movimento in un certo modo, e quindi vedremo come il partito andrà a rapportarsi con questi fenomeni. Quindi il NI, quando ci sono queste situazioni all'interno di un partito che storicamente ha dei punti di riferimento precisi, come si dice, i pettine, no? Altre due questioni a volo, perché abbiamo esaurito anche il nostro tempo. Cosa può significare questo su questo dato finale relativo al congresso? Rispetto al congresso provinciale che ci sarà tra pochi giorni, che è imminente. Ecco, il dato, noi speriamo di poter contare su una nutrita presenza al congresso provinciale. Chiaramente la nostra mozione riuscirà a portare diversi rappresentanti al congresso nazionale, però questi poi verranno recuperati in tutta Italia in base ai resti. Qui a Teramo non so ancora se riusciremo ad esprimere dei delegati per il comitato centrale, questo potremo saperlo soltanto a fine settimana, anche perché il numero dei delegati indicati è suscettibile di variazioni non indifferenti, potrebbero addirittura raddoppiarsi quando poi si va a fare il computo esatto dei resti. Ecco, cioè questi dati sono esatti per quanto riguarda le percentuali, il numero dei votanti, per quanto riguarda i delegati, ma non poteva essere diversamente. Potrebbe essere. Sono soltanto quelli espressi direttamente dalla votazione. Insomma, cioè, subentrano nei meccanismi elettorali. Ecco, per darti un'idea, questo è un dato praticamente acquisito. I delegati di Teramo, che saranno sicuramente 3 per la mozione numero 1, saranno sicuramente 2-2 per la mozione numero 2 e per la mozione numero 3. Bene, non entriamo nel campo dei meccanismi elettorali, perché ci sono già troppe truffe elettorali. No, queste non nei sono meccanismi. No, sto parlando di altro. Già troppe truffe elettorali. Non sul piano dei brogli elettorali, ma sul piano dei meccanismi elettorali. Basta pensare, una di queste sere tenteremo di spiegare quale truffa c'è per le elezioni comunali, dove certo. I partiti che hanno più voti hanno dei premi elettorali nascosti da un meccanismo perverso che cercheremo di spiegare e che pochi conoscono. E, ecco, dicevo, ci sono già troppe truffe elettorali per poter entrare dentro i meccanismi elettorali. Certo, no, ma io non volevo spiegare il meccanismo, facevo questa precisazione perché siccome tu hai dato anche il numero dei delegati. Ci sono stati anche forniti dalla federazione. Sì, no, che è giusto, sono quelli espressi, questo per far capire anche ai compagni che magari stanno ascoltando e ai cittadini che stanno ascoltando, che nessun voto che viene dato nei congressi viene disperso. Bene, domanda breve, risposta breve. Cosa può spostare questo sul piano degli equilibri interni al Comune di Teramo, anche in relazione alla presentazione delle liste elettorali? Non sposta niente? Secondo me questa è una cosa, non è che non voglio risponderti. Sinceramente, in questo momento, per quanto riguarda la nostra mozione, la quale è esclusa dai giochi comunali, non abbiamo ancora idea di quali siano le intenzioni dei nuovi organi dirigenti, che per buona parte saranno inevitabilmente rinnovati, perché in questi adesso ci saremo anche noi, visto i risultati acquisiti, potremo. Sicuramente quello che io voglio dire è che per quanto riguarda la mozione numero 3, i delegati che è espresso, e che quindi andranno al direttivi di sezione, al comitato federale e via dicendo, sicuramente saranno candidati e saranno compagni, soprattutto militanti, che si batteranno per una posizione reale all'interno di questa città, cioè quindi un effettivo collegamento con tutti coloro che hanno intenzione di battersi perché per finora lo non c'è di questa città. Ma secondo me fino a questo momento, questo, per quello che ho potuto vedere io nei 4 anni
5 anni da che vivo a Teramo, anche se questa è la mia città natale e spesso ci sono tornato in vacanza. Il Partito Comunista in questo modo si è mosso un po' come si è mosso poi in tutta Italia, insomma, perché è inutile stare a fare distinzioni tra grandi e piccole città. Cambiano i valori in gioco dal punto di vista numerico, dal punto di vista degli investimenti e via dicendo, ma dal punto di vista politico, ecco, io penso che sia stato un po' troppo chiuso nelle sezioni, si sia preoccupato soltanto delle elezioni politiche forse qualche, amministrative. E forse qualche piatto di lenticchie di troppo. Io questo non lo so, nel senso che ho assistito alla trasmissione adesso che aspettavo, no? Allo spezzone che avete fatto vedere, e sicuramente ci sono degli elementi che andranno chiariti, però torno a ripeterti, non è che non voglio rispondere, sai che io sono una persona franca, se quella fosse stata una cosa da non fare, direi quella era una cosa da non fare, vorrei sentire anche la controparte, sicuramente il dibattito che avete in corso giovedì chiarirà non solo le idee a me, ma sì, anche a tutti, cioè per capirci anche e speriamo questo, che sia il più ampio, ecco, possibile. Ma volevo farti capire anche quello che noi vorremmo fare nel partito. Il fatto che io non possa risponderti è perché ci sono dei comparti stagni, no? Cioè nel senso che lì c'è il gruppo consigliare, dall'altra parte, ecco, noi vorremmo, ed è questo, lo abbiamo anche espresso chiaramente nel dibattito che ci fu l'altra volta, che fu un dibattito aperto alla presenza di tutte le emozioni, ecco, noi questo vorremmo assolutamente evitarlo ed avere anche dal punto di vista delle istituzioni, perché il nostro problema non sono soltanto le istituzioni o il comune, ma avere un rapporto con il militante che possa contare anche in quel senso. E cioè che possa dire la sua, giudicare e intervenire nell'operato. Bene. Di queste cose. Io ringrazio Fausto Lucca per la sua presenza, per la verità ringrazio anche gli altri che pure assenti non tanto giustificati sono. Certo, ci avrebbero aiutato a capire qualcosa di questi fatti non proprio intimi poi relativi ai congressi del Partito Comunista, ma insomma abbiamo dedicato un po' di attenzione sia prima che adesso, sia durante, anche perché abbiamo delle immagini che abbiamo realizzato e con le quali mi piacerà chiudere questa sera. È un breve messaggio soltanto in termini di immagini visive. Abbiamo fatto una rapida capatina con le nostre telecamere nell'Arengo, per la verità un po' angusto, mi hanno detto i nostri operatori, dove si è svolto il congresso di sezione di Teramo, bello ma stretto, sì, un po' stretto, non si muovevano a fatica stretto, le nostre telecamere, sì. Ecco, noi chiudiamo su questa immagine, se la regia ce le ha pronte mandiamole in onda. Io do appuntamento a lunedì prossimo per un'altra puntata di laboratorio, ma vi raccomando ancora la puntata di giovedì della Clessidra. Stiamo tentando di allestire un salotto abbastanza ben rappresentato per chiederci, come vi dicevo prima, che cosa sta accadendo a Teramo, se si sta muovendo qualcosa proprio nell'immediatezza della vigilia delle elezioni. Siamo pronti dalla regia con queste immagini? Andiamo pure, fatemi segno. Io intanto ringrazio ancora Lucca, dovremmo averle, via. Compagni e compagni, migliaia e migliaia di militanti comunisti stanno vivendo in questi giorni in tutto il paese una straordinaria esperienza politica ed umana. Siamo tutti protagonisti di un dibattito libero, appassionato, profondamente democratico. Un dibattito che ha radicalmente rinnovato le regole ed il modo di essere del partito. Un dibattito nel quale ognuno di noi si sente davvero protagonista, sapendo. Io, compagni, vorrei fare una premessa, anche perché con molti di voi ci conosciamo da tanti anni. E la premessa è la seguente: il dibattito che stiamo facendo. Vedo in giro che ci sono tanti compagni appartenenti alle varie nozioni che provano un gusto un po' particolare a questa discussione così accesa. Io invece provo un certo disagio e vi confesso che non vedo l'ora che tutte queste energie che stiamo impiegando
litigando, così per discutere, a volte anche per litigare tra di noi, ne possiamo tornare rapidamente a impegnare contro i nostri avversari che nel frattempo sono sempre più pericolosi e sempre più forti.